Ben ritrovati, gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito giancarossi.it. È notte fonda perché sono rimasto in diretta fino praticamente all'una del mattino. È notte fonda dopo Inter-Atalanta, mentre registro questo video editoriale al termine di una partita che l'Inter ha vinto in maniera, secondo me, meravigliosa. Perché colloco questa vittoria in una ideale classifica come la terza più bella di questa stagione, dopo naturalmente Inter-Juventus 2-0 e il derby vinto per 3-0, recentissimo. È chiaro che magari poi personalmente ognuno ha le sue rivalità e quindi le gare con la Juventus e il derby di Milano, che per me è milanese, doc da tante generazioni, è in assoluto da sempre la partita più sentita. È chiaro che magari le mettiamo prima nel nostro immaginario, nel nostro orgasmo, no, di interisti. Però Inter-Atalanta, vi assicuro, io ho avuto l'occasione naturalmente anche di rivederla dopo che era terminata. È stata una partita straordinaria, una partita che l'Inter ha giocato in maniera incredibilmente concentrata. Devo dire che è questa partita che mi dimostra finalmente che l'Inter è tornata grande. Sì, questa partita ancora più del derby, ancora più della gara con la Juventus, che è stata sicuramente importantissima, perché diceva bene Antonio Conte, quando vai a battere in quel modo chi comunque ti aveva dato distacchi, punti e sconfitte e te li dava da 9 anni, vuol dire che qualcosa è cambiato e che se non sei stupido capisci, insomma, che stai lavorando bene e che devi continuare a farlo. Diciamo che la pressione che avevamo prima di questa partita era ovvia, era chiara. La Juventus aveva vinto bene, al di là di un inizio un pochino problematico contro la Lazio, con il nostro stesso punteggio 3-1. Il Milan aveva vinto giocando una partita veramente autorevole a Verona, e a Verona non è mai facile vincere. E quindi sentivamo tutta la pressione delle due principali avversarie che si erano avvicinati. Giocavamo per ultimi e quindi avevi tutto da perdere. In molti addirittura dicevano, vabbè, comunque tutto sommato possiamo anche traccheggiare, la classifica ce lo permette, un pareggio non sarebbe disprezzabile. E invece no, abbiamo vinto una grandissima partita e mi è piaciuta straordinariamente la gestione difensiva di questa partita, perché una squadra non è solo gol, a parte che l'Inter poi passata in vantaggio al minuto 54 con Ubaldo, come lo chiamo io, Skriniar, ha avuto anche l'occasione subito, perché l'Atalanta è rimasta un pochino tramortita dopo l'ora di gioco, di andare a fare anche il 2-0. Però diciamo che insomma qualcosa si è sbagliato con Lukaku, con Lautaro. Lautaro che ha fatto una partita, sono assolutamente d'accordo con Conte, sapete che quando c'era da criticarlo ero il primo, ma mi ha esaltato Lukaku per la sua capacità di giocare una grande partita anche sulla linea del centrocampo, perché l'Atalanta la conosciamo, quando l'Atalanta è in serata dà sberle a tutti, e lo abbiamo visto col Milan, l'abbiamo visto naturalmente col Napoli, l'abbiamo visto con, per certi versi anche con la Juventus in qualcuna delle ultime partite. Non è facile giocare contro l'Atalanta, e devo dire che invece da quando c'è Conte, insomma, noi con l'Atalanta siamo sempre riusciti a fare delle grandi partite. Non dimentichiamo il 1° agosto di un anno fa, il 2-0 che ci ha portato al secondo posto in classifica. Non dimentichiamo che anche quest'anno a Bergamo è finita 1-1, ma Vidal si era mangiato il gol del 2-0 e comunque avevamo complessivamente giocato meglio noi. Beh, battere l'Atalanta, che sta avventurandosi adesso ovviamente ad affrontare il Real Madrid e quindi è in Champions League in questo modo, controllandola, rischiando poi soltanto su palla inattiva, se ci pensate, perché le due grandi parate una dietro l'altra Handanovic le fa a un certo punto su due calci d'angolo, dove lì insomma la palla, anche noi stessi abbiamo fatto gol su palla inattiva, anche se abbiamo avuto altre occasioni per portarla a casa. È una vittoria di personalità, di cuore, è una vittoria che mi fa finalmente
pensare che l'Inter non è più pazza. Sapete che ci sono quelli che amano la pazza Inter perché c'è l'inno, la canzonetta. Personalmente il mio inno preferito è quello dei miei tempi, è Cuore Nerazzurro dei Camaleonti. Non ho mai amato tanto questa letteratura sulla pazza Inter, semplicemente perché la grande squadra non è pazza. La grande squadra non vive di imprese memorabili che restano nella storia e di tonfi altrettanto clamorosi sui quali poi si rimugina per anni. La grande squadra è affidabile, la grande squadra sai che a un certo punto sa cantare, portare la croce, sa soffrire e sa centrare vittorie come queste. È chiaro che adesso la classifica autorizza, soprattutto nei rivali che te la gufano in ogni momento, ma ci sta. E questa partita autorizza ad essere qualcuno a identificarla come la partita scudetto. No, signori, non è la partita scudetto. Mancano ancora 12 gare, 36 punti, però è ovvio, non mi nascondo, è ovvio che un Inter del genere è davvero difficile che torni quella un pochino con poca personalità, distratta e deconcentrata, che avevamo visto, devo dire, qualche volta anche in questa stagione. La crescita di personalità è esponenziale, è evidente ed è uno spettacolo non solo vedere lo strappo di Hakimi, la galoppata di Lukaku, il gol di Skriniar, tra l'altro il terzo gol, aveva già segnato con il Verona, con la Roma, ma questo è sicuramente il gol più importante. La squadra è grande anche quando sa soffrire, quando vedi Lautaro che fa il pressing e va al raddoppio in marcatura, quando vedi Eriksen che a un certo punto, che ha dei piedi sontuosi, se c'è da buttare la palla in tribuna non si fa più scrupolo a farla, perché ogni tanto il calcio può essere anche buttare la palla in tribuna, senza vergogna. Poi i detrattori continueranno a dire che gli altri giocano meglio, ma chi se ne frega. Intanto gli altri giocano meglio, sono il Milan a 6 punti, è stato ributtato a 6 punti, la Juventus è a 10, ma voi consideratela a 7. Date retta a me, la Juventus, a voi dovete pensare che il 17 marzo batte il Napoli e quindi ce l'abbiamo a 7 punti, più 12 mi pare sulla Roma, non vorrei sbagliare, siamo a 62, la Roma è a 50, che è entrata sorprendentemente in questo momento nelle 4 della Champions perché è rimasta indietro l'Atalanta, più 13 sull'Atalanta, che comunque voci autorevoli candidavano anche qualche tempo fa ad essere la possibile sorpresa per lo scudetto. Finalmente l'Inter non ha più da sorprendere, l'Inter sta facendo quello per cui è stata costruita: vincere, dominare, liberarsi anche con sofferenza di qualsiasi avversario. E quindi è una vittoria straordinaria. Non concedere nemmeno un gol all'Atalanta, cioè non prendere gol dall'Atalanta. Io non credo che siano molte le squadre che non hanno preso gol dall'Atalanta. E quindi è una vittoria importantissima. Avanti così. E fatemi ricordare una cosa molto breve, perché è già il 9 marzo nel momento in cui vi parlo. Il 9 marzo di 113 anni fa, erano poco più di 40, al ristorante Orologio scelsero i colori del cielo e della notte. È il compleanno dell'Inter, 113 anni di storia, sempre in Serie A, sempre in Serie A. E quindi, infinito amore, eterna squadra mia, questa è la riproduzione della prima maglia che il 9 marzo 1908 quegli straordinari padri fondatori scelsero per l'Inter con questi colori meravigliosi. Tanti auguri Inter, è un compleanno bellissimo, ma calma, perché abbiamo ancora 12 partite. Cerchiamo di godercele tutte. Tutte, una via l'altra, senza menarla perché ha giocato Vidal prima e non Eriksen, quando la spiegazione è abbastanza logica. C'era bisogno ovviamente della combattitività di Vidal all'inizio anche per stancare il centrocampo degli avversari. Poi, pochi minuti dopo, dall'inizio della ripresa, è entrato Eriksen, una gestione da parte di Antonio Conte, semplicemente perfetta. Grandissima vittoria, ragazzi, avanti così. Viva l'Inter, buon compleanno Inter, infinito amore, eterna squadra mia.